17 ottobre. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto. Salmo 49, 8. Un prezzo troppo alto. Tante persone sono convinte che il denaro sia la risposta a tutti i loro problemi, ma c'è una questione che tutti dobbiamo affrontare in cui il denaro non serve a niente: il destino eterno dell'anima. Gesù raccontò una parabola di un uomo che era diventato ricco onestamente con il lavoro e che si disse: «Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi, godi». La risposta di Dio fu: «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà?» Luca 12, 19, 20. Siamo schiavi del peccato e per essere veramente liberi qualcuno deve pagare il prezzo del nostro riscatto. La Bibbia spiega che nessuno potrà pagare né per se stesso né per un altro il prezzo del riscatto. Siamo quindi senza speranza? No. Cristo Gesù diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. 1 Timoteo 2, 6. Mettiamo da parte ogni orgoglio ed ogni pretesa di acquistare o meritare la salvezza e chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati, avvaliamoci del nostro riscatto già pagato da Cristo.